questa sala ci sono dei bambini splendidi, veramente. Sono veramente capaci di sopportare delle cose incredibili. Complimenti alle mamme, quindi complimenti a tutti. Allora, veramente, perché qui c'è una cura, un'attenzione, però già possiamo notare, insomma, sono gli unici che vorrebbero dire qualcosa in realtà. Se potessero esprimere qualcosa direbbero va bene, per me basta. Siamo d'accordo su questo? Loro direbbero sì, bene. Però è il loro primo convegno, quindi lo devono fare con dignità. Allora, apro con delle considerazioni di carattere generale, perché il tempo a disposizione è poco e quando è poco bisogna usarlo bene. Osservo veramente con piacere un fatto, no? Nei processi di come oggi voi avete deciso di spendere la vostra libertà il 13 settembre 2015. Immagino che voi abbiate fatto un pensiero dopo aver letto in qualche modo, da qualche parte ricevuto l'informazione, ci avete pensato un po' su, poi vi siete un po' scaldati nella vita del sentimento, avete detto mi interessa, non mi interessa, può interessarmi, mi piace, sento una relazione con questa cosa e poi mi organizzo, pioverà, non pioverà, vado con i bambini, vado in macchina, vado in treno, sciopero di treni, ce la farò, non ce la farò, come torneremo, dove dormirò. Volontà, organizzazione di volontà. Il percorso che l'adulto svolge per realizzare la sua esistenza è organizzarsi nella maggior parte dei suoi pensieri, sciogliere nella vita del sentimento se questa cosa veramente mi può stare e solo dopo la faccio. Tutti coloro che nella vita operano in direzione opposta a queste spesso devono ritornare a fare un pensiero su ciò che è partito prima ancora che fosse sufficientemente pensato fino a vivere le conseguenze. Il tema generale e trasversale che vive oggi sul pianeta Terra come da sempre e per il quale si sono versati fiumi di sangue e fiumi di inchiostro è il tema della libertà. È chiaro questo, è chiaro questo. Però se noi potessimo interrogarci tutti individualmente, potessimo fare un esercizio di 15 minuti qui a fianco con un foglio di carta e una penna per scrivere ognuno di noi che cosa intendiamo per libertà, faremmo delle scoperte molto interessanti, che ognuno di noi ha un suo pensare sulla libertà. Questo per dire che mettere insieme 3 o 4 o 5 persone che possono fare pensieri che guardano a una stella, non percorsi, pensieri che guardano a una stella, non a tutta prima individuare percorsi, ma pensieri che guardano a una stella, e poi mettersi in moto per cercare di individuare qual è il percorso, è oggi un'impresa molto più ardua di quello che poteva essere 40 anni fa. Perché questo incontro non c'è stato nel 1960? Perché non c'è stato nel 1960? Perché noi nel 1960 eravamo appena nati, qualcuno di noi, sì, d'accordo. Però perché l'impulso, questo impulso sorge adesso? Perché oggi l'uomo non vuole, l'uomo, quando dirò uomo è chiaro, essere umano, non vuole più lasciare tendenzialmente al caso tutto ciò che riguarda il magistero delle sue responsabilità, è quella di curarsi di ciò che di più caro sia al mondo, i figli è uno degli aspetti fondamentali. Non voglio più lasciare al caso questo fatto, ma non riguarda solo l'educazione. Io ho fatto un giro per i padiglioni, riflessologia plantare, ayurvedica, iridologia, omeopatia, medicina antroposofica. Oggi ognuno di noi, a differenza di 40 anni fa, vuole scegliere la sua medicina, vuole scegliere la sua pedagogia, vuole scegliere la sua alimentazione, vuole vivere la sua libertà senza lasciare, non troppo più, al caso. Questo da una parte ci rende più liberi, però dall'altra parte ci rende più difficile organizzare la nostra esistenza con persone che come noi vogliono vivere lo stesso aspetto, cioè di decidere le proprie cose. Io questa esperienza l'ho fatta con la mia prima figlia nel 1982, quando in questa home schooling nascente, a quel tempo ho provato a mettere insieme 4 o 5 famiglie per condividere alcune cose. Fu un'esperienza interessantissima. Tra l'uso della seta o il prodotto biologico biodinamico, se usare il cotone, il pannolino o il ciripà, il triangolo della nonna, c'era sempre qualcosa che bisognava sistemare.
per mettere insieme 10 persone che facessero una cosa con gusto, in una unitarietà di intenti, ci vuole un principio di formazione di comunità. Bisogna formare comunità. Allora, ritorno al tema. Dal pensare al sentire il volere, questo è il tema con cui l'adulto realizza le sue volontà. Ma il bambino, quando viene al mondo, non realizza così le cose. Questi bambini non riescono, sono brevissimi, perché? Perché uno sta cercando di, in grande compagnia, di sfogliare un libro, un altro ha un pupacchiotto con una mamma che lo tiene, hanno bisogno di muoversi. I bambini vivono nel movimento, i bambini imitano. Io sono stato tutto il tempo nell'orto quest'estate, state tranquilli, quando vengono i nipotini a trovarci, tutto quello che faccio io lo vogliono fare loro. Imitano, hanno un senso di apertura verso il mondo, una fiducia così aperta e che ci riempie di responsabilità, perché il bambino in una fase iniziale della vita è aperto e ha una fiducia estrema nell'adulto. Non credo quindi che chi è qui ha dovuto chiedere il parere al proprio figlio di 3 anni se questa manifestazione poteva essere interessante o no. La libertà per l'adulto e la coscienza la esercita per il bambino, la esercita l'adulto, e questo ci riempie di responsabilità. Presto arriveranno, mamma perché, papà perché, 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 3, 4, 5 anni, siamo nei perché e poi andiamo a scuola. Qui si apre un altro aspetto della vita, non è più limitazione, il bambino si differenzia, il bambino verso il settimo anno, se lo osserviamo con spregiudicatezza, senza modelli a prioristici che possano forviare la nostra possibilità proprio di percepire ciò che il bambino esige come tappa di sviluppo, sperimentiamo che lui ha bisogno che qualcuno gli racconti, inizi veramente a iniziarlo alla vita. L'imitazione piano piano viene meno. Da questo faccio, scopriremo che a 8-9 anni questa differenziazione faccio-non faccio già incomincia ad arrivare. Faccio-non faccio, simpatia-antipatia, mi piace-non mi piace, lo voglio-non lo voglio. Finché non arriviamo verso i 13-14 anni, dove sappiamo benissimo che i genitori più bravi sono quelli degli altri, che si incominciano a fare le rivoluzioni con le libertà individuali senza lavare un piatto, e faccio solamente quello che voglio io. Io vi sto parlando di antropologia, vi sto parlando a grandi linee di antropologia, e ognuno di questi periodi della vita, che arriva fino ai 20, 21 anni, poi 18, poi 21, qui gli aspetti legislativi giocano un ruolo drammatico in questo, perché non si è maggiorenni a 18 anni, chi ha avuto la maggioranza a 21 anni scopre che antropologicamente non è proprio così. Allora possiamo seguire questo percorso del bambino e possiamo vedere che nel suo crescere fa il processo perfettamente opposto a quello che fa l'adulto, dal pensare al sentire il volere. Porta al mondo le sue forze di volontà, poi incomincia a svegliarsi in lui un sentire intimo, uno spazio dentro di sé dove può veramente vivere i sentimenti di ciò che avviene e poi veramente incomincia a riflettere, a pensare, perché c'è uno spazio in cui lui vuole manifestare la sua individualità. Ignorare questa antropologia significa mettersi a dipingere, certo tutti possono dipingere, ma se non si è fatta l'esperienza conoscitiva del colore come esperienza pura, tutti possiamo dipingere, ma qui dobbiamo chiederci un'altra cosa, allora che cos'è arte? È chiara l'analogia? Quindi l'approccio, così come l'ho appreso io 30 anni fa, di Rudolf Steiner, è un approccio estremamente scomodo, perché ci riempie di responsabilità enorme. Pensate semplicemente, se dovessimo pensare che tutto ciò che si imprime nel bambino piccolo rimane come forma indelebile, pur dimenticandola, rimane come incisa in noi, e solamente la nostra capacità d'adulto di ritrasformare, di digerire queste esperienze può portare a un sanamento. Se noi pensassimo questo, allora sentiremmo che a fianco alla libertà necessariamente dobbiamo mettere il tema della responsabilità. E questo è il motivo per cui l'aver coniato il mottetto di educare alla libertà è arrivato a educare alla libertà ed alla responsabilità. Quindi ho completato, diciamo in poche battute, ciò che l'amico Paolo Montana portava nella caratterizzazione dei nostri tempi. I tempi sono questi. Ognuno vuole determinare la sua volontà. Adesso ci chiediamo, ma quali sono i veri bisogni evolutivi dei bambini? Quali sono i bisogni evolutivi dei bambini?
e quale qualità dovrebbero avere i docenti per formulare un'ipotesi di progettazione. Allora, se, e questo diciamo è il tema centrale che vorrei affrontare con voi, se noi ci poniamo la domanda giusta nella vita, rischiamo anche di rispondere a una domanda. Però prima di rispondere a una domanda dovremmo capire se quella domanda è la domanda giusta. Rudolf Steiner circa un secolo fa, nel 1915, si trovava per esempio nella stessa situazione che possiamo un po' immaginare. Sapete cosa è successo un secolo fa, no? Nel 1915 scoppia la Prima Guerra Mondiale. Nel 1914-15 scoppia la Prima Guerra Mondiale e la prima domanda che lui si fa è: il problema sociale verso il quale ci troviamo è un problema che si può risolvere solamente con l'educazione. L'educazione è il vero problema sociale. E dà un ciclo di brevissime conferenze dove dà con molta chiarezza quali sono gli assi su cui poggiare questo rinnovamento della cultura. E pone due domande che costituiscono uno spartiacque delle scelte che oggi ci troviamo a fare. Le scelte importanti. O noi dobbiamo istruire ed educare i ragazzi perché possano sapere e saper fare ciò che ha bisogno il sistema per continuare a vivere così com'è, oppure noi dobbiamo chiederci quali talenti e quali forze porta ogni bambino dal mondo spirituale perché possano essere sviluppate in lui in modo da mettersi al servizio del rinnovamento della vita sociale. Sono chiare le due domande? O lo plasmiamo e lo conformiamo in modo tale che si possa mettere adeguatamente al servizio dell'esistente, oppure dobbiamo riconoscere che lui è portatore di talenti ed è compito dell'educazione fare leva su questi talenti per rimuovere quelli che necessariamente ogni bambino porta con sé, i suoi impedimenti. Se io credo che in questa sala molti, e non credo di sbagliarmi, tendenzialmente si stanno ponendo la seconda domanda. Secondo me si stanno ponendo la seconda domanda, perché se avessimo risposto alla prima, saremmo già fuori di qui, sappiamo già come si fa. Sappiamo già come si fa. Le anime vengono plasmate e vengono formate in modo tale che quei quattro pilastri fondamentali, tanto declamati da questo testo nel 1997, che fu un'indagine mondiale nell'educazione un tesoro di Jacques Delors, la commissione di Jacques Delors a suo tempo, imparare a fare, imparare a vivere insieme, imparare ad essere ed imparare ad imparare. Questi erano i quattro pilastri su cui poggiava tutta la ricerca. Imparare a fare, imparare a vivere insieme, imparare ad essere ed imparare ad imparare. Mi colpisce l'ultimo. E infine, si tratta qui di un fattore eterno, la tensione tra lo spirituale e il materiale. Il mondo, spesso senza accorgersene, ha un desiderio ardente e spesso inespresso di un ideale di valori che noi chiameremo morali. E quindi nobile compito dell'educazione incoraggiare tutti e ciascuno agendo in armonia con le loro tradizioni e convinzioni e mostrando pieno rispetto per il pluralismo, innalzare le menti e gli spiriti fino al piano dell'universale e in una certa misura al superamento di se stessi. Non è esagerato da parte di questa commissione affermare che da questo dipende la sopravvivenza dell'umanità. Valori spirituali. Ma qui abbiamo un problema. Qui abbiamo un grosso problema. Parliamo di spirito di iniziativa, parliamo di spirito di popolo, parliamo di spirito europeo, parliamo di spirito o no? Ma che cos'è lo spirito? Perché? Cos'è lo spirito? Questa è una domanda in educazione fondamentale. A volte le mamme e anche i papà, concedetemelo, guardando i propri figli e i propri nipotini negli occhi, specie quando sono piccoli, la domanda che ci si fa nel cuore è: ma questo qui chi è? Non vi è capitato? È capitato solo a me? Quando incontrate quegli occhietti e vi chiedete: ma questo bambino qui chi è? Non cosa farà, prima di tutto chi è? Questo processo di individualizzazione presuppone una a priori
che toglie completamente dal tavolo degli strumenti la livella e considera l'essere umano solamente un essere umano composto di corpo e di un elemento psichico. Questa è la riduzione dell'essere umano oggi. Si fa persino fatica a parlare di anima. Per fortuna che si è parcheggiati in un bed and breakfast e si trova sul comodino Calvana, Poesie dell'anima. Un uomo che arriva melanconicamente alla fine dell'età e alla fine dei suoi anni riconosce l'esistenza dell'anima nella sua intimità. Allora, qui è un altro problema antropologico. Se noi entriamo in classe come insegnanti e pensiamo che ogni bambino è corpo che si manifesta, una vita dell'anima da sviluppare e uno spirito con una sua missione individuale, io faccio certi pensieri e conformo tutto il mio atteggiamento interiore in conformità a che immagine ho io dell'uomo. Sostanzialmente sto dicendo, non si può in atto educativo prescindere dall'immagine che io ho dell'essere umano che ho di fronte. E siccome la tendenza umana è sempre quella piuttosto puntiforme ed egocentrica, negli insegnanti in modo particolare devo dire, che i bambini debbano imparare tutto da lui o da lei, questo crea un grosso problema, perché i bambini che hanno qualcosa in più del loro insegnante hanno due possibilità, o creano problemi disciplinari o si chiudono loro stessi. Se noi entriamo in classe e pensiamo di essere coloro che sanno più di tutti, i bambini non hanno alternative, o si rifiutano dell'insegnamento, e questo dipende dal temperamento, o altrimenti si chiudono loro stessi. Viene meno la gioia di essere vissuti come un qualcosa che è tutto in divenire. Questa è ancora antropologia. Come? Dobbiamo dare un premio a questi bambini. Ho ancora 11 minuti. Questo è obiettivo. Allora, ritorno un attimo, ho ancora 11 minuti. Ritorno un attimo sul tema di cui ho accennato prima. Allora, sicuramente non è un problema di contenuti. Non vorrei cadere in questo, come diceva Paolo, però lo voglio dire. Non Paolo. Paolo. Non il Paolo biblico, Paolo. Come diceva Paolo Montana, in realtà l'analisi storica è questa. Siamo partiti da un'Italia che dopo gli anni 50, il secondo dopoguerra, ha sacrificato sull'altare dell'istruzione e dell'educazione attraverso l'atto primigenio dell'educare attraverso il sistema neurosensorio, cioè riempire di contenuti, formare, riempire di contenuti. Nel 1980 sono affiorate le prime scoperte delle neuroscienze. Sono arrivati i nostri Goleman, sono arrivate le neuroscienze, è arrivato Bandura, è arrivato anche Rizzolatti in Italia con la teoria dei neuroni specchio. Conoscete tutti queste cose. Quindi abbiamo affrontato tutto il tema della vita emozionale. Guardate che nel 1950, se qualcuno si fosse presentato in un'aula universitaria e avesse parlato di educazione della vita emozionale, sarebbe stato messo fuori. Fra qualche anno ci ritroveremo in questa sala per far contento anche questo comune che tanto merita, secondo me, e ci troveremo a parlare di come educare non più la vita del pensiero, non più la vita del sentimento, ma la vita della volontà. Questa frase la conoscete tutti, è veramente un ragazzo intelligente, potrebbe veramente fare molto, peccato che non si applica. Noi abbiamo vissuto tutti in una certa misura questa frase. Tanto che veniva voglia di scriverlo su un cartello e dire io sì, effettivamente sono intelligente, ma non mi applico. Il cartello che doveva sorgere dietro è: carissimi miei, siccome io non sono ancora completamente incarnato su questa terra, potete fare la domanda sul come mai non mi applico? Questo è una, sembra, io sono contento che la prendiamo a ridere, anche perché una certa presenza di spirito, ecco, ci vuole in queste cose, perché altrimenti acquistano toni drammatici. Cioè, in realtà la volontà e l'innesto della volontà sarà il tema futuro, anzi è già dietro l'angolo, e a nulla servirà anticipare la scolarizzazione, a nulla servirà portare lo scrivere nell'asilo, a nulla servirà portare lo scrivere nel prenatale. A nulla servirà.
perché i processi di accelerazione, i processi di anticipo stanno facendo in modo che poi alla fine, se osserviamo i fatti storici, e dobbiamo osservarli, quando poi si arriva a 30-35 anni sul tema della volontà, ben laureati, magari con due master, noi rimaniamo perfettamente appesi alla pensione della nonna. Perché queste volontà non si mettono in moto. Perché se non c'è il posto per me, io non mi attivo per risolvere qualcosa che ai nostri tempi era una grande gioia. Finalmente vado fuori di casa. Vado a fare il cameriere anche giorno e notte, ma voglio varcare la soglia di casa mia per poter sentirmi nel mio spazio. Questa forza della dignità, dell'autonomia, oggi è un'altra grande privazione sociale. Non dico che nasca solamente dalle forme di anticipo, naturalmente i processi sono molto più complessi di quelli che io dipingo, ma in realtà il tema è proprio questo. I saperi sono passati all'attenzione della vita emozionale e alla fine ci chiediamo come educare la volontà. E qui possiamo scoprire, per esempio, che l'attivazione di tutto ciò che passa dal pensare al sentire ha un'influenza notevolissima, e quindi possiamo chiederci che funzione ha l'arte, per esempio, l'esperienza artistica, non guardate la primavera del Botticelli, l'esperienza artistica, lavorare con il colore. Abbiamo ancora, qualcuno di noi ha ancora nel naso il profumo dei pastelli a giotto a cera delle prime classi. Ed è interessante che quello che rimane dell'esperienza della prima infanzia sono queste. Non ricordiamo come abbiamo imparato la grammatica o la geografia o la storia, ricordiamo tutto ciò che ha a che fare ancora con la vita dell'anima, ricordiamo il dito che faceva su e giù nei registri di classe sperando di non essere centrati, ricordiamo il rumore dei tacchi nei corridoi dai quali ricordavamo l'insegnante, ricordiamo come si avvicinava la nostra maestra o il nostro maestro e se ci faceva paura o se ci dava consolazione, se ci correggeva incoraggiandoci e se ci correggeva punendoci. Questo ci rimane. Tutto il resto è acquisibile, ma queste cose non sono più acquisibili. Da adulti ci ritroviamo a fare un lavoro per ripristinare in noi quella dignità e quella fiducia in noi stessi di essere capaci, di non essere respinti. Già i termini parlano chiaro. Pensate andare davanti a un tableau, e prima era bocciato, l'emittente era bocciato, poi si è arrivati a respinto. Pensate che immagine. Altra considerazione. Non è un caso che nella nostra lingua italiana noi abbiamo tre vocaboli per indicare la nostra capacità di ricordare. Perché non bastava ricordare? Invece noi abbiamo rammentare, ricordare e rimembrare. Cioè il fatto che l'uomo abbia questa tripartizione nel suo ambito della memoria è fondamentale dal punto di vista antropologico. Non dobbiamo tutti i giorni rimparare a prendere in mano la forchetta. Quello è un ricordo delle membra. Il ricordo del cuore è il ricordo del cuore. Il ricordo della mente è il ricordo della mente. Queste tre facoltà, pensare, sentire e volere, rammentare, ricordare e rimembrare, sono tre qualità che secondo un modo di vedere l'uomo devono stare in equilibrio. Vi leggo un piccolo pensiero di Einstein, brevissimo, che la dice lunga nel 1951-52. Allora, respingo completamente l'idea che la scuola debba insegnare direttamente quelle conoscenze specializzate che si dovranno poi usare nella vita. Le esigenze della vita sono così tante e molteplici perché appaia possibile un tale insegnamento specializzato nella scuola. La scuola dovrebbe sempre avere come suo fine che i giovani ne escano con personalità armoniose, non ridotti a specialisti. Lo sviluppo dell'attitudine a pensare in piena autonomia dovrebbe essere sempre al primo posto.